hanno scritto molti ragazzi dicendo come si può diventare maghi. È facilissimo in realtà, perché diventare maghi, per esempio, basta leggere. Oggi sono dei grossi club di maghi, circoli magici anche in Italia, e pubblicano riviste periodiche, bimestrali, come Qui Magia. Basta leggere. Se lei legge per esempio questa rivista, potrebbe diventare mago. Vuole leggere anche lei e diventare maghi? Lei crede davvero che leggendo questa rivista può diventare mago? Perché no? Certo. Lei saprebbe fare il mago? Sì, sì, ho già visto delle cose interessanti. vorrei provare. Però calma. Sì, calma, le do le carte mie. Ormai qui in trasmissione succede di tutto. Prego, le do le carte. Io mi seguo qua, voglio vedere cosa fa. Vediamo. Ho visto delle sue carte, voglio provare a fare. Ho già imparato tante cose eccezionali. È bellissima quella rivista. Mi ha fatto un effetto incredibile. A primo impatto già... Ma sì, sono convinto di riuscire a fare i giochi di prestigio. Proviamo un attimino a fare un ventaglio di carte e voglio continuare ancora perché voglio stupirvi veramente, voglio dimostrarvi che sono riuscito inspiegabilmente a diventare un mago. Continuiamo ancora, ma a questo punto cerchiamo di fare qualcosa di più. Ecco, dei ventagli di carte, così. Ecco, sono diventato bravo, ma sì, voglio provare a fare qualcos'altro, io lascio queste carte qui e voglio vedere se per combinazione. Ah sì, proprio l'altro giorno ho fatto una partitina a poker e ho preso, mi vuole dare gentilmente, lo prendo io stesso. Fortunatamente qui in studio ci sono degli attrezzi che fanno proprio al caso di un mago. Prendo queste carte e voglio subito mostrarvene una che vado a mettere nel teschino. Adesso continuo a far cascare delle carte in questo meraviglioso cilindro. Opla, ancora qualcuno, giusto per mostrarvi che sono carte vere, ci possiamo fare una partita a scala 40, poker. E allora ancora un po' di carte, accarezzando queste carte, soffiandoci sopra, proprio come ho letto poco fa sulla rivista, sono riuscito a far diventare un ventaglio piccolissimo di carte, ma incredibile, effettivamente sono diventate proprio più piccoline. E adesso continuiamo ancora, accarezzando, soffiando su queste carte. Opla, ma... Sì, è sempre in questo ventaglio piccolissimo, inspiegabile, ma nell'aria sento, avverto qualcosa, la sensazione di aver proprio catturato un ventaglio di carte ancora più piccolo. È veramente incredibile, date la magia. Ma se non sbaglio, al punto numero 10 della rivista c'era qualcos'altro. Ah sì, bisognava mostrare ancora una volta che queste carte effettivamente erano diventate più piccoline. Bisognava accarezzare questo ventaglio. Pardon, avete ragione, so che mi state chiedendo proprio in questo momento di vedere anche il dorso delle carte, che è rosso. Lasciamo cascare le carte e prendiamo sempre dall'aria, ma guarda, incredibile, quante cose ho imparato in pochi secondi, lo racconterò a tutti, non ci crederanno. Polverina magica e ancora una volta, ma è difficile tenere queste carte perché sono veramente piccolissime. Adesso lasciamo queste carte ancora, ma è già finito, ma non è vero, perché io voglio cercare ancora di catturare delle carte piccolissime. Queste sono le neonate e forse mi potete anche fare un applauso per queste. Va bene, allora facciamo gli applausi. Lei è stato veramente bravissimo. Grazie. Si può mettere in seduto, si accomodi. Non li puoi lasciare soli un attimo. Anche tu hai imparato qualche cosa? Sì, certo. Anche tu vuoi fare la maga? Vai. Allora fammi. Ecco, qui ci sono i miei attrezzi, ti presto anche questi. Vedi che fai, su, forza, tocca a te. Sono curioso. Oddio, sarebbe stato meglio che se invece di attaccare quelli volanti, attaccare quelli per terra, avessi fatto un piacere alle donne del nostro studio. Ma comunque, prima di andare avanti, solviamo questo gioco, chiaramente loro non hanno imparato al volo così, posso mettermi al centro, grazie, ma sono due valenti colleghi ed amici. Lui si chiama Maurizio, il cognome? Morlando, tu invece ti chiami? Danila. E di cognome? Morlando. Quindi siete anche sposati, fra l'altro.
Allora facciamo una breve carta d'identità di Maurizio. Sì, io sono nato a Taranto l'8 giugno 1962, quindi possiamo rivelare l'età, tanto peso, 25 peso, anni. Peso, possiamo... peso. Peso circa 79 kg. Altezza? Diciamo 1,80. 1,80. 1,80. Va bene, esageri. E segno zodiacale? E sono è un segno terribile, proprio il segno dei maghi, gemelli, così dicono. Va bene, senti, mago perché? Mago perché... Invece di fare il cabarettista, il cantante, l'attore, sì, o il ragioniere, o l'avvocato, perché mago? Io suonavo e un bel giorno mi sono chiesto perché magari nel posto del musicista non potessi fare il prestigiatore. Così ho provato per scherzo con i miei nipotini, con i miei amici a fare dei giochi di prestigio. Sono riuscito a fare il mago, ma il gioco più bello che sono riuscito a fare, devo dire, quello di aver scoperto una ragazza incantevole, mia moglie, d'altronde. Non ti preoccupare, che adesso quella la scopro io, tu l'hai già scoperta, perfetto, adesso poi l'ho intervisto io. Benissimo, allora, mago è come una spinta dall'interno, diciamo, una forma artistica diversa dal, sì, consueto. Certo, e fare magia oggi vuol dire tante cose, parliamo di creatività, di elasticità mentale, quello che magari molto spesso noi diciamo ai giovanissimi, perché lavoriamo tantissimo per giovanissimo, i piccolissimi ragazzi. Giovanissimo, parla ai giovanissimi. Senti, Danila, tu invece fai la maga per amore o per magia? Nel senso che tu fai la maga perché ti sei innamorata di lui oppure c'è avuto una spinta artistica a fare la maga? Beh, prima per amore, poi tutto il resto. Tutto il resto? Sì. Diciamo, il successo, che cosa ti aspetti da questo futuro con la magia? Beh, io spero tantissimo. Dove vorresti arrivare tu? A te? No. Anche dove sei tu, al tuo posto? Buona, grazie. Guarda, basta fare così, non ci vuole niente. Adesso sei il mio posto. L'ultima domanda a tutti e due, voglio una risposta, sì, brevissima da entrambi. Se il successo un giorno vi dividesse, voi avete cominciato dicendo, siamo, lui ha fatto una grande scoperta che, questa, che è Danila, che è oggi sua moglie, tu hai detto che fai la maga per magia, ma se il successo, che potrebbe ridere a entrambi, come vi auguriamo noi tutti e di giochiamo conoscenza, potrebbe ridere a uno solo, per esempio, se il successo doveste chiedervi la vostra divisione, cosa faresti? Il successo o Danila? No, a questo punto userei tutta la magia per essere accanto a Danila, perché è la cosa più importante a questo punto per me, anzi, comunque, a parte questa cosa simpaticissima, va bene, volevo rubarti un ultimo, ce l'hai il micro, vai. Un ultimo secondo per salutare il Club Magico Pugliese di Taranto, sede regionale del CMI, e anzi invitarti ufficialmente perché ti vogliono al più presto anche in Puglia. Se poi vengo in Puglia non c'è problema. Senti Danila, invece tu il successo ti dividesse, che cosa fai, il successo o Maurizio? È una domanda crudele, credo, no, la stessa cosa di Maurizio. Dunque le cose sono due, o sono molto innamorati o molto bugiardi. E allora vi posso presentare invece l'altra coppia magica di trasmissione, Roberto Chevalier, Maria Teresa Di Fulvio, Maurizio e Danila. Benvenuti a noi, devo farvi i complimenti. Grazie. Ma a questo punto io mi auguro di vedervi prossimamente in TV, anche in qualche spettacolo vostro di successo. E a questo punto direi che possiamo andare avanti con il nostro programma e presentare i nostri concorrenti, altre due coppie. Siete d'accordo? Molto bene, prego, benissimo. Prego. Poi oggi erano con noi Maurizio e Danila, una giovane coppia magica a cui con questo applauso del pubblico auguriamo un grande successo. Salutiamo e ringraziamo i nostri simpaticissimi concorrenti. Idee mi ero fatto, lavoratori, pazienti, operai, staccanovisti, staninisti, trotschisti, fave e piselli ancora, no, non me la, perfino zoccoli duri, ma fave e piselli ancora, dobbiamo abituarci a tutto. Beh, meglio soprasedere su queste invasioni da dessert, certo. Fave e pecorino, no, a me piacciono nelle sagre, a proposito se ne è tenuta una di lei, chi è là? L'hai già detto. Ah, ospiti in albergo, ragazzi, sono i primi che danno i documenti, i primi ospiti che danno i documenti, ragazzi, stiamo prendendo piede, la storia d'Italia va avanti, fa i soldi. Sarà bene che vada io perché Cardace con la sua mimica rischia di dire che siamo tutti esauriti, non ci abbiamo manco un ospite. Buongiorno, c'è tutto il posto che volete. Buongiorno. Come sta? Sono Michele Mirabella. Piacere. Maurizio Morlando. Maurizio Morlando, molto piacere. Ti presento mia moglie. L'ombrellino, la manina, ecco qua. Beh, siete sposini in viaggio di nozze? Sì, siamo, sì, qui a Roma per un viaggio di nozze. In luna di miele! In luna di miele! Sposi!
così, oggi si avvera il sogno e siamo sposi. Stiamo scherzi orchestra, abbia pazienza. Occorre tanto, ma orchestra poca. Se sei orchestrale fosse uscita la nota. Ma no, il problema è che parti te. Parti te a cantare. Ma io attacco e voi dietro, ma nelle altre trasmissioni lo fanno. Qui no. Ma si preparano. Oh, Danila e Maurizio. Vediamo la migliore delle camere? Sì, ci hanno dato una suite, vediamo. Ma com'è bella questa signora? Grazie. Di dove siete? Da dove venite? Noi veniamo da Taranto. Ho selezionato l'ambiente tarantino per cercare una bella fanciulla come Danila, devo dire. E ci è riuscita? Ci sono riusciti, così dicono. Ah, Grassi, da ragazza, sì, come da si ragazza, dice. Da ragazza, sì. Adesso si è sposata con Morlando, Morlando Grassi. Beh, Morlando. Una di mie, ragazzi, non fate troppo chiasso la notte. Un fiore, lei ha sempre un animo gentile. Io voglio offrire... Oh, che gentile. Sempre una piccata picadora, no, però questo mi ha dato, guardate. Voglio offrire un fiore. Alla signora, posso? Ti piace, certo, ti piace questo fiore, Danilo, hai visto com'è bello? Con tutto il... Non le piace? Oh, da parte di tutti noi, dell'Italia Sedesta, alla sposina Novella, un bel fiore, eh? Ma ti piace questo fiore? Ma dottor Mirabella, lo sapevo, è capricciosa. Comincio a scoprire i primi difetti di mia moglie. Ma come non ti piace? È stato così gentile, dottor Mirabella. Non le piace il fiore? Va bene, la verità è che devo sempre inventarmi queste cose, già pochi giorni. Siamo sposati e devo così cercare di rimediare ogni suo capriccio. È capriccioso, bella. È capriccioso. E quindi è una buttaglia. E allora, no, posso inventarmi qualcosa, vediamo un po' se riesco a tenerti contenta ancora. Vediamo un po' se riesco a accarezzare tre fiori bianchi e tre fiori rossi. Allora, accarezziamo un pochino con questa musica dolce che mi suona questo simpatico giovanotto al pianoforte e accarezzando così dolcemente questo fiore, forse riusciamo a realizzare qualcosa di estremamente magico. Ti piace, Daniele? Grazie. Beh, io sono senza parole, senza più fiori. Ma allora c'è il trucco! In realtà c'è una realtà. Ma lei che mestiere fa? Il mago. Il mago! Il mago nella storia d'Italia! Vengano! Vengano qui e si producano! Ci possiamo prendere sta gioia? No. Eh? Belli in diretta le magie, anche lei maga? Sì, anche certamente. Lei maga. Chi comincia? Beh, tu. Dovremmo cambiarci, abbiamo portato gli abiti, sai. Vediamo, ma no, non ci piace. Possiamo fare così? Li vogliamo mostrare? No, ma vi poi smoking? Abbiamo smoking e lei ha un altro abitino, almeno vogliamo farli così. Ma sì! Allora senta, dottor Mirabella, se mi accennasse qualche noticina di Cantando sotto la pioggia. Sì, che non è. Ti ricordi quel gioco che ho fatto l'altro giorno? La roba che importa. Ah, sì. Mi metto la faccia. Beh, la migliore improvvisiamo. Camera poi, Ah, beh, quale bella sorpresa. Mi dà anche lo suino? Sì. Kardashian nelle vesti di assistente mago, è incredibile. Ha fatto tutti i mestieri nella vita. Quando uno si sposa? In brevissimo tempo ha imparato il mestiere, ma vorrei farle vedere. Grazie, signor Kardashian.
Una cosa più carina, una cosa più importante, se riuscissimo dire, a trovare... Anche pagando, non si può, non si può, c'è un segreto che c'è là. Madame, complimenti. Grazie. Veramente. Stava dicendo? Io vorrei trovare delle carte un pochettino giganti, perché ecco, proprio ieri abbiamo fatto una partitina a scala 40. Guarda, sempre in borsa, esci di casa senza le carte. Giusto per salutarci, con un giochino fresco, fresco, prima mattina. Possiamo sgombrare questo. Sì, questo lo possiamo restituire a... A Sio Kardashian. Sì, grazie. Ecco, io vado a prendere, ecco, mi raccomando, perché è molto importante. Dici come ha fatto. Beh, vedremo un pochettino di pensarci a questo. Allora, io prendo... Secondo gioco offerto dalla ditta Morlando. Morlando. Grazie, allora, e un mazzo di carte piccolino, ma scherzi a parte, ci vogliono delle manone per tenere queste carte, però vorrei far scegliere, siccome vedo che ci sono delle persone molto simpatiche. Io mi siedo qua, posso? Certo, perché voglio fare proprio con lei questo gioco. Lo sapevo. E allora facciamo scegliere a questi due simpatici giovanotti. Sì, la mia e la pari. Perfettamente. Per cavalleria mi sembra giusto far scegliere a questa simpatica signorina una carta, dove vuole, da sopra, da sotto. Ecco, vuole cambiare la carta, mi raccomando, la guardi e non se la dimentichi, anche perché certo ci mancherebbe. Beh, facciamo scegliere anche lei una carta, dove vuole, da io sopra, sono buono, da sotto. La prima. Vuole cambiare, no? Può anche cercare di mettermi in difficoltà, per carità. Ecco, le altre stare nella telecamera la carta. Cioè, ecco, innanzitutto devo far vedere al pubblico che ci sono delle altre carte, carte diverse. Poi scusate, il gesto non è decorativo, ma devo girarmi di spalle, altrimenti è facile. Allora, devono mostrare le carte al pubblico. Allora mi giro di spalle col vostro fermo. Qua messo? Qua, Cerrato, vienici a spiare, ecco qua, qua, ecco. Qua. Una e due, Tutto ok, quindi... Vogliamo fare anche un dettaglio alle volte? Testimonianza del pubblico italiano. Di spalle, Morlando, non te girare, ecco. Qua. Fermo lì. Ecco, queste sono le due, Vabbè. Rigirate? Può girarsi, Morlando. Ok, mi sono piaciute le mie spalle? Benissimo. Adesso le carte sono sempre lì, mi raccomando, non dovete mostrarvele. Io voglio riprendere però queste carte per mettere qui nel mazzo. Prima la sua, poggiamo qui sopra. E, che sbadato, dovevo prendere prima, ma non ha importanza. L'interessante è che la prima l'abbia consegnata nelle sue mani. E allora appoggiamo questa carta, simpaticamente, e adesso, dottor Mirabella, sì. Può alzarsi, perché voglio fare insieme a lei un esperimento incredibile, difficile che riesca, perché, sa, prima mattina i poteri dei maghi sono limitati, sono limitati, è un problema, è un problema. Può venire, regina, sì, regina, si chiama così, ho sentito cantare questa ragazza, bravissima, perché ho capito che qui nei capelli ha un fluido magico, quasi un fluido esotico, sì, è incredibile, questo fluido adesso lo lanciamo nell'aria, il fluido dei capelli di regina. Stia attento, dottor questo Mirabella, non è un gioco, è uno shampoo. E voglio provare, se la telecamera naturalmente inquadra anche il mazzo di carte, a prelevare. Signorina, si concentri sul mio dito. Sul dito, si concentri sul dito del prestigio. Ecco, adesso lì sta immaginando la carta che prima ha scelto. Il seme e il valore. Stia attenta, guardi sempre il mio dito, anche se il mio sguardo si sposta. Attenzione. Guardiamo sul tavolino. Che sta succedendo? Che cosa sta succedendo? In realtà, io sono sicuro che lei deve concentrarsi meglio su queste carte. Si concentri meglio. Perché se lei non si concentra, il gioco non potrà mai riuscire. Stia bene attento adesso. Si è concentrata? Bene? Sì. Sicuro? Ecco, riguardi bene il dito. Attenzione. Ecco. Asso di fiori! Era questa la carta che ha scelto prima? Era questa? E sì. Sono rimasta male. Ma guardi, lei prima mi ha messo quasi in difficoltà, perché ho visto che si è distratta un attimo. Ma cosa pensava? Anche va bene. Lasciamo perdere, però io voglio fare una cosa più difficile. Dottor Mirabella, ecco, provi a mettere lei la sua mano qua sopra. Ragazzi. Io... provi a mettere la sua mano. La faccio io la magia, La se poi lei, cammina la magia. Sull'acqua, veniamo da lei, Se poi il Mirabella camminerà sull'acqua nei prossimi giorni. No, è colpa mia, ecco, ci assumiamo le responsabilità. Per favore segnatevi queste cose, alle 9.34, Mirabella... Ecco, musica intonata. Cosa. Si concentra. Allora, mi raccomando, perché la mano deve essere posizionata, deve flettere sinistra. Ma io posiziono adesso, la mano, lei si concentri sul mio dito. Silvan. Ecco. Io sfioro, perché questo è un contatto telepatico, attenzione, molto importante. Si concentra sul mio dito, dottor Mirabella, è pronto? Vada. Vado. Via. Buon ragazzi! Incredibile, posso stringere la mano, complimenti, complimenti, abbiamo le mani. Ok, e questo è il suo caso. Mi produrrò adesso nel gioco più straordinario, più singolare,
la magia più. Grazie. Rimanete con noi. Chi mi lascia più? Adesso è la magia vera. Adesso è il sortileggio più straordinario. Dove stai? Secondo me è mia. Sì. No, sono certa, guarda. Allora, chi è che la misura? E mentre il nostro Enrico Papir esce rovesciando di tutto, noi facciamo invece entrare, che sono tornati fra di noi dopo già un'apparizione, alcuni dei maghi d'Italia. In Italia si sta scoprendo il mago come mestiere, come professione, come hobby. Ci sono circoli magici in quasi tutte le città, segnatamente uno molto vivace è a Taranto. L'abbiamo già visti una volta, sono tornati con un amico, Maurizio, Danila e Mimmo Fortunato. Sul vostro applauso, grazie. Allora, come si suol dire, siccome il tempo stringe e la fine incombe, la fine per uno di questa puntata, che poi è anche l'ultima della serie, brevissimi, andrà bene il primo passaggio? Benissimo, succede... favolosamente. Cosa ha detto mamma? Tutta commossa. Okay. Tutta commossa. E a te hai molti ammiratori per strada? Sì, tanti. Tanti? Lui è geloso? Infatti le fa sparire qualcuno a volte. Quindi state attenti, se li incontrate, non corteggiate lei, ma corteggiate lui. Allora, potete andare in posizione. Grazie mille. Oh, invece Mimmo Fortunato può tranquillamente comporre questo numero magico che lui ci ha indicato, 11.807. Pronto? Rispondono naturalmente Maurizio e Danila. Sul vostro applauso, grazie.
Allora, la magia è leggera come un sogno, come un volo degli occhi stupendi di Danila. A entrambi un grande successo come questo vostro sogno, questo vostro volo magico. Grazie. Ed ora in diretta da Giardini Naxos, speciale Naxos, anteprima della notte degli Oscar TV. Commenti, interviste e spettacolo. Conduce Daniele Piombi. Non dimenticare che nel corso dell'esibizione anche della squadra Poseidon, i nostri maghi e maghella, che sono Danila e Maurizio Morlando, ci hanno offerto alcune delle loro belle improvvisazioni. Saranno anche nelle sigle dei vari programmi televisivi che andranno in onda da Naxos, non solo domenica 26 giugno, ma anche in altre date, perché abbiamo registrato anche una notte di musica con i loro giochini. Allora... vicino, noi potremo accogliere l'arrivo segnalando insieme una serie di nomi e questi nomi sono veramente tanti. Cominciamo con colui che rappresenta il mondo della scienza, colui che con Quark, mondo di Quark e adesso con le pillole di Quark entra nelle nostre case, Piero Angela. Poi da Piero Angela ad un altro disparatissimo genere, quello di Indietro Tutta, Renzo Arbore. Poi coloro che sono entrati ogni mattina nelle nostre case con Uno Mattina, Piero Badaloni e Livia Zariti. Uno Mattina, Rai Uno. Un comico attore di cabaret, un personaggio bolognese, bolognese come me, è Alessandro Bergonzoni. E poi una coppia che in Sicilia è di casa, ma dobbiamo dire che è un po' di casa in tutto il mondo. Conduttori, volti, testimoni di Sereno Variabile su Rai 2, Osvaldo Bevilacqua e Maria Giovanna Elmi. E adesso passiamo ad una bella ragazza che era la soubrette rivelazione di domenica in Rai 1, Benedetta Boccoli. Oh.
Continuiamo con un'attrice che su Rai 2 ci ha insegnato a mantenerci in forma, Barbara Buscetti. Un'altra presenza femminile, la conduttrice delle danze in Chi tiriamo in ballo Rai 2, Patrizia Caselli. Come vedete, passiamo da un genere all'altro, da un programma all'altro. Andiamo su Canale 5, amici telespettatori, e da Canale 5, tra moglie e marito, il testimone Marco Columbro. E poi il re dei talk show, degli intrattenimenti con ospiti, ha realizzato il massimo delle preferenze da tutti i giornalisti, Maurizio Costanzo. Ancora, ancora, proseguiamo. Alla ricerca dell'arca, ogni domenica sera è entrata nelle nostre case. È sempre imperturbabile. Animatore di questa trasmissione, Mino D'Amato. Attore di teatro, di cinema, di televisione. Protagonista al fianco di Virna Lisi di E non se ne vogliono andare, gioca in casa Turi Ferro. Un'attrice, no, io non vorrei mai interrompere gli applausi, tantomeno per Turi Ferro. Un'attrice di cinema, è stata nostra compagna di tante serate televisive, un suo film andrà prossimamente al Festival di Venezia, è Valeria Fabrizi. La presentatrice del prossimo appuntamento quotidiano su Rai 2, dal titolo Il piacere dell'estate, nonché animatrice di Improvvisando, sempre Rai 2, bionda, deliziosa, Marta Flavi. Legati a doppio filo con Renzo Arbore, da Indietro Tutta, Nino Frassica e Daniela Conti. È un po' una gara dura. Anche perché. È un po' una gara dura. I due signori sono siciliani. Sì, sono di Messina. Anche loro vivono qui a 20 chilometri, 15 chilometri da Giardino. Avevano il loro tifo personale. E ti devo ricordare una cosa. Tanti anni fa, dovete sapere, ancora prima di quelli della notte, questo signore con baffo che si chiama Nino Frassica arrivò e Vincenzo Bonaventura dell'ufficio stampa mi disse: è un attore di cabaret di Messina che vorrebbe venire alle nostre serate. Invitalo perché è un personaggio giusto. È diventato Nino Frassica. Complimenti, Nino. Passiamo anche alla concorrenza, perché adesso sta per entrare su questo palcoscenico il volto di Rete 4, Cinzia Lenzi. Ex Miss Italia. E adesso è la volta del simpaticissimo re, ma io direi più che re, imperatore, perché ha sbaragliato le regine che l'hanno preceduto, l'imperatore del mezzogiorno di Rai 1, cioè Fronte la Rai, Giancarlo Magalli. E ancora la volta adesso di uno straordinario attore di cinema, di televisione e anche e soprattutto di teatro in questa stagione è appena trascorsa, Nino Manfredi. Nelle nostre sigle di vari special televisivi che sono partiti da Giardini Naxos abbiamo avuto un mago e una maghella. Il mago è il marito della maghella. Sono bravissimi, li accogliamo con un applauso.
Maurizio Morlando e Danila Grassi. Anzi, Danila! La popolarissima conduttrice con Gegé Telesforo di Doc su Rai 2 è Monica Nannini. Uno dei registi più seguiti, più acclamati, non solo a Naxos ma in tutto l'arco della stagione televisiva, il regista de Il segreto del Sahara, Alberto Negrin. E adesso so che verrà giù il teatro per il personaggio che sto per annunciarvi, la bionda più esclusiva di tutta la televisione italiana, Brigitte Nielsen. Non trionfavano quest'anno solo le bionde, perché adesso è la volta di una ragazza mora misteriosa, infatti era la misteria di giallo, Alba Parietti. E ancora una bella donna, un'attrice americana che ha vinto un palmarès d'oro a Cannes per l'interpretazione del film Lenny, si chiama Valérie Perrin e viene appositamente per noi da Los Angeles. E adesso è la volta di un'attrice ballerina di musical negli Stati Uniti che ha partecipato a molte trasmissioni televisive, soprattutto quelle dell'ora di pranzo, e si chiama Deborah Plum. E adesso una coppia a me molto cara, possiamo definirla la coppia più colta della televisione italiana perché si occupa della lingua italiana, appunto. E si tratta della coppia di Parola Mia, Rai 1, Luciano Rispoli e Anna Carlucci. Ti è molto cara, ti è molto cara. Qui continuiamo a imperversare con la famiglia Carlucci, però io sono lieto di avere sia Anna che Gabriella. Mancami lì, che ciò vuoi fare? Gabriella, potevamo telefonare. Ma facciamo farla arrivare. Una volta per una, molto bene. E andiamo avanti, stiamo per concludere. Bene, questa lunga, bella, ricca passerella, torniamo a parlare di argomento che riguarda Renzo Arbore. Non per niente è stato un po' il trionfatore di questo premio regia, con 3 premi a lui assegnati e alla sua trasmissione, la Miss Sud, Nina Soldano. La conduttrice di Disco Ring, Kay Sandvik. Attrice di cinema e di teatro, Jenny Tamburi. Andiamo nel mondo dei ragazzi. Io mi auguro che ci siano ancora davanti al teleschermo degli amici di un programma domenicale di Rai 2 intitolato Patatrack, un programma che lasciava molto spazio alla fantasia anche dei telespettatori giovani. I conduttori sono due volti molto simpatici, molto comunicativi. Sono Armando Traverso e Shirin Sabet. Patatrack. Ed infine avrete notato che abbiamo rispettato una logica di ordine alfabetico. Lei ha la lettera Z, non potevamo metterla certamente prima, è un po' perseguitata dalle code. Mi raccontava prima Cocodè, adesso Sirena, e l'abbiamo vista anche nella nostra sigla, Monica Zanchi. Vediamo la domina di tutti, se non sbaglio. Dunque, Gabriella, io volevo prenderti per mano e accompagnare la telecamera di Walter Licastro, che in regia guida, e questi sono i gioielli del premio Naxos TV 1988. Eccoli, guardateli, sono veramente tutti da applaudire.
Però c'è ancora un gioiello, uno che appartiene alla Sicilia, si chiama Giardini Naxos, eccovelo.